Buongiorno a tutti gli studenti delle classi seconde. Vi lascio una sintesi del capitolo sul romanticismo tratto dal libro di musica edizione Raffaello Soundcheck. Il romanticismo. Il romanticismo è una corrente culturale nata in Germania all'inizio del 1800. Esalta la libera espressione, i sentimenti e l'amore per la patria, il cosiddetto slancio romantico. In questo periodo gli artisti non si incontrano più nei salotti dei nobili, ma nei caffè concerto, nei locali dove c'è la musica dal vivo, dove provano a vendere le proprie opere e mettono in scena spettacoli a pagamento. Anche le case editrici pubblicano gli spartiti e il musicista diventa un libero professionista. Le composizioni seguono il pensiero romantico, ogni autore cerca dentro di sé la propria ispirazione, creando composizioni più libere, sganciate in un certo senso dalla forma sonata o dal concerto. I compositori principali del primo periodo sono Franz Schubert e Robert Schumann. Mi soffermerei sulla linea del tempo, vi invito a guardarla, analizzarla, poi la discuteremo un po' insieme. Questa linea del tempo che descrive i vari periodi del romanticismo collegati con varie materie, con letteratura, come vedete, le invenzioni anche scientifiche, la pittura, naturalmente la musica, i fatti storici più importanti. Vi invito ad analizzarle per avere un po' degli spunti fino ai primi del 1900. Torniamo al romanticismo con una grande riscoperta di un autore però del periodo barocco. Questa riscoperta si deve a Felix Mendelssohn, questo grande compositore, che all'età di 21 anni dirige La Passione secondo Matteo, una celebre composizione del maestro tedesco del Settecento. Ma soffermiamoci adesso ad ascoltare questo primo brano del romanticismo. Felix Mendelssohn, a 17 anni, compone un'ouverture per accompagnare l'allestimento del Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. Introduzione lenta. Dove i fiati suonano pianissimo. Ora entrano gli archi. Con un fraseggio molto brillante, sentite. Ora sentite il contrasto da questo pianissimo, mezzo piano, mezzo forte, arriviamo a un fortissimo. Ecco, vi invito ad ascoltare questo brillante e interessante brano di Felix Mendelssohn. Il romanticismo, diciamo, va avanti con i musicisti virtuosi. Nel periodo romantico, il musicista più virtuoso, perlomeno all'inizio dell'Ottocento, è proprio un italiano, un genovese, Niccolò Paganini, che si distingue per le sue capacità tecniche e creative. Le sue composizioni sono apprezzate anche da pianisti come Franz Liszt e Frédéric Chopin. Ascoltiamo un esempio qui, dopo aver visto un po' la biografia di Niccolò Paganini, una pagina dedicata all'analisi di un suo capriccio. Niccolò Paganini scrisse 24 capricci per violino solo.
dove dimostrò delle abilità tecniche fino ad allora non conosciute. Ascoltiamone un esempio. Qui potete anche guardare in rete e trovare chitarristi elettrici che si cimentano nell'esecuzione del capriccio. Anche qui potete vedere una trascrizione di Franz Liszt per pianoforte dello stesso capriccio numero 1 di Paganini, ovvero una composizione che suscita ammirazione e molti si ispirano e trascrivono proprio la sua composizione. Ecco, vi invito ad ascoltarlo completo, anche perché è molto breve, ma è molto intenso ed interessante, e a rispondere anche alle domande che abbiamo inserito nella mini verifica. Il pianoforte è lo strumento per eccellenza del romanticismo e nascono nuove forme, per esempio il notturno, lo studio, lo scherzo, la ballata e l'improvviso. Vi invito a fare una breve ricerca, una ricerca intesa però non come copiatura, ma come ascolto di queste composizioni, il notturno di Chopin, per esempio, o uno studio dello stesso compositore, una ballata, un improvviso. Qui ho messo una composizione per pianoforte che descrive proprio questo pensiero romantico, e qui il concerto di Schumann in La minore, bellissimo brano. C'è un'altra forma interessante, tedesca, tipica tedesca, che è il Lied. Schubert, come vedete, Franz Schubert, compositore austriaco, è uno dei più famosi compositori del Lied. È una forma romantica per eccellenza. Riassume in modo chiaro e semplice tutti gli elementi del romanticismo. È un brano poetico-musicale di carattere lirico-narrativo accompagnato dal pianoforte. Equivale alla canzone lirica, alla romanza italiana, alla chanson francese e al song inglese. Ascoltiamo magari un inizio di un Lied, Il pastore sulle rocce. Qui c'è anche il testo da seguire. È interessante, sentire il dialogo che si instaura tra questo pastore che vive sulle rocce e l'eco della montagna, che però nel brano è eseguito dal clarinetto. Qui sentiremo il pianoforte. Inizia il tema, il clarinetto accompagnato dal pianoforte. Ora entra la voce del soprano e sentirete subito l'eco del clarinetto che imita l'eco della montagna.
Ecco, vi invito ad ascoltarlo tutto perché è diviso in più momenti. Frédéric Chopin, vale la pena di leggere anche una sua biografia più approfondita, è un compositore veramente geniale. E ascoltiamone un breve frammento di un preludio numero 4, I notturni, ma tutte le composizioni. Lui scrisse praticamente esclusivamente per pianoforte. Questo tema, come vedete qui nella competenza digitale, ha ispirato Jobim, Carlos Jobim, per scrivere Incensa Te, una bossa nova brasiliana negli anni 60. Sentite lo slancio romantico, il prevalere del sentimento, la forma libera. Il poema sinfonico è una composizione per orchestra che esalta i sentimenti, traendo ispirazione dalla letteratura, dalla pittura, ma anche dall'ambiente naturale. Il romanticismo, in questo caso, progredisce dal punto di vista non solo strumentale, ma anche espressivo. Gli ultimi grandi compositori romantici, come vedete, sono Johannes Brahms e Gustav Mahler. Tra i tanti. Qui nella pagina verde c'è il salotto borghese, il Café Chantant, luoghi dove la musica si esprime in maniera diversa, ma intimista, ma anche allo stesso tempo un passatempo, inizia una sorta di musica leggera, sia in Italia che in Inghilterra, che a Parigi naturalmente, che è uno dei centri musicali. Sentiamo l'inizio di una sinfonia di Johannes Brahms, della terza sinfonia. Questo brano ispirò anche un film intitolato Le piace Brahms. Bellissima composizione. Questi ultimi grandi romantici, vi dicevo, scrivono musica sinfonica, sacra da camera e si ispirano a Mozart, Haydn, a Beethoven e a quello dei primi romantici come Schubert. Gustav Mahler, come vi dicevo prima, diventa anche direttore d'orchestra a 20 anni e oggi le sue sinfonie sono considerate dei veri e propri capolavori. Il capitolo prosegue con un ascolto dell'adagietto dalla quinta sinfonia di Gustav Mahler, questo è il manoscritto, vi invito ad ascoltarlo, anche a vedere il video di Morte a Venezia di Luchino Visconti, dove c'è sempre questa musica dell'adagietto di Mahler dalla quinta sinfonia. Qui c'è In sintesi e infine La verifica. Vi auguro un buon lavoro. E speriamo di vederci la settimana prossima.